Eresci a tutti ragazzi e ben ritrovati a un nuovo episodio su Dragon Quest 11. Ripartiamo subito a bombazza senza riassunto perché purtroppo l'autosalvataggio mi ha scazzato, nel senso che il gioco ha salvato una volta che eravamo già precipitati dal fiume, quindi mi sono dovuto risorbire la scena di Steve e Jade che si confidavano e quella di Hendrik a cavallo che ci ha affrontato. E ovviamente non ho voluto riproporvele, dato che le avevate viste nello scorso episodio. Io me le sono riviste e ho fatto ripartire la partita da qui senza autosalvataggio. Però ci ricordiamo tutti quello che è successo nella scorsa puntata, un sacco di rivelazioni. Effettivamente il riassunto non sarebbe stato male a sto giro, però lo recupereremo nelle puntate successive. Ecco qua il nostro gruppetto. Veronica, Nonno, Serena, Silvando ed Eric. Just about. No thanks to Hendrik and his men. Ah sì. So it was old Hendrik, was it? I thought it might be. I would have liked a wee word with the rascal, but I doubt he'd have told us much. Ma spiegami un po', tu com'è che sei così forte, Nonno? He's out for your blood. The forces of evil must have a stronger hold in Heliodor than ever. Eh già. It wouldn't be the first time a once glorious kingdom had been brought low by monstrous powers, you know. Ah no? Many, many years ago, a attenzione, ragazzi. Destroyed an entire empire with his wicked Vengono subito droppate delle informazioni. Mordegon. Toste. Mordegon. Il boss finale? His story is all but forgotten these days. Il signore dell'ombra? I had to tramp halfway around the world just to learn his name. È già successo, The more I'm convinced he's the one behind all this. Mordegon. The troubles in Heliodor. Everything. Ok. Abbiamo finalmente il villain, l'antagonista. Oh, ci siamo arrivati. Ovvio. Siamo una figura quasi messianica. Master of Darkness. Oh yeah. Dammi altri cliché, ti prego. The legends of Arboria tell of a means of fighting the darkness. Ma più lineare di così. Va bene, le leggende di Arboria. Vorrei sapere qualcosa di più su questo Arboria. Ok, i pezzi del mosaico si stanno componendo. Uff. Eccolo. Yeah. Dai, 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 partiamo subito a cannone, ragazzi, subito, veramente. Nemmeno il tempo di metabolizzare un attimo tutto quello che è successo nella puntata scorsa. Vai, Stiva, stupiscici. Stiva? Sì. Chasing it halfway across the world. Now let's not jump to conclusions. Why don't Jade and I join you? Ovviamente. We'll see if we can't make our way a bit closer to Yggdrasil and try again. Okay. We'll not give you any bother. Non lo metto in dubbio, anzi. Siete preziosissimi. Eccoli. Nonno e sorellina, fantastici. Rab e Jade si uniscono al gruppo. Grande. Ok. Stupendi. Vabbè, ho capito. Posso andare avanti? Grazie. Fantastici. Ok, ok. Qua c'è subito un lavoro di schieramento da fare. In realtà ci sarebbe anche un lavoro di griglie delle abilità. Vabbè, vediamolo subito. 35 punti abilità. Allora. Artigli, lance, mani nude, seduzione. Beh, mi piacerebbe fare un personaggio seducente, anche se è una principessa, quindi tutto sommato forse non si addice. Anche lui ha artigli e illuminazione. Cosa fa illuminazione? Potenza magica, ok, forza.
sono tutti rami che vanno a ad aumentare i parametri, un'abilità parametrica, ecco. Allora, uno dei due lo voglio artigliato. Tenderei per design a artigliare Rab, perché una maga ce l'abbiamo già tutto sommato, però forse due maghi. Vi dico la verità, su Jade sono molto orientato alle lance, però l'abbiamo vista picchiarsi anche a mani nude, eh? Ci sono poteri specifici legati ai suoi attacchi a mani nude? No. Forse sì. Chissà. Intanto mettiamogli più. Ok. Colpo del tuono. Non va a segno molto spesso, ma quando lo fa infligge un colpo. Facciamo così, studiamoli un attimino magari. Apriscatole. Il nonno Wolverine non mi dispiace come idea, eh? Aspettiamo un attimino, dai. Ah, guardiamo gli equipaggiamenti anche che hanno. Allora, lui c'ha un bastone, però c'ha anche degli artigli di ferro. Il bastone consente di curare lentamente le ferite. Sto ragionando, ragazzi, questi sono oggetti che ho trovato. Potrei anche equipaggiarli. Un'alabarda, eh? Un'alabarda non è propriamente una lancia. Però. C'è un po' da studiare qua. Ui, reggi calze. Ma non leggo nemmeno i parametri. Madonna, ragazzi, sembra di quei vecchi pervertiti. L'agilità. Secondo me lei è un personaggio agile. Ok. Vabbè, dai, a questo punto la Rab, però, poverino, diamogli... dammi la stella della ragione che gli aumenta la difesa. Anzi. Facciamo così. Sì. E questa lo darei a Serena. Sì, ok, per ora facciamo finta che vada bene così. Ma quindi cosa dobbiamo fare però? Perlustra il mondo in cerca di un modo per raggiungere Yggdrasil. Stica. I draghi non sono respawnati, peccato, avrei voluto affrontarli. Mi hanno permesso di farmare come un pazzo i draghi, ragazzi, veramente mi hanno fatto salire di un sacco di livelli, ok. Hey, the branch, it's... Ok, abbiamo già un segnale. Una visione. Dovrei averlo già visto. I globi. Gli orb. Occio. Gli orb. Ok. Oh, darlings, did you see it? Una visione collettiva. A sort of platform floating in the sky and six colored orbs. Ah, sì. I think I understand. Ma pensa, Serena. Grande, non ci saremmo arrivato. Sto scherzando, ragazzi, non voglio sfottere. Però è abbastanza palese che l'obiettivo sia questo. No. Ne abbiamo una. And we've already got one of the orbs we need too. I knew swiping this thing from the castle was the best idea I ever had. Ci è andata bene, in effetti, Eric. All'inizio pensavo fosse una missione inutile, invece. But this is way more important. It's yours now. Just don't lose it, okay? Ok.
Grazie. Abbiamo ricevuto il globo rosso. Grande, grande. È vero che lui aveva il globo giallo. Aye. And there I was all set to swap it for a few piffling trinkets for the road. It's yours now, though, laddie. Grazie, nonno. Perfetto. Grazie, Jade, è bellissimo. Now, it looked like that platform we saw was located right under Yggdrasil. Mm-hmm. That means it must be somewhere deep inside the first forest. So, we know where we have to go. We just need to find the other four orbs first. Se fossero stati sette, erano le sfere del drago. But where in the world would we even begin to look? E le citazioni dragonboliane si sprecavano a quel punto. Dove li cerchiamo? Orbs. Orbs. La perla gigante in fondo all'oceano. Abbiamo visto una zona in mare aperto che sembrava un mulinello dove si poteva sprofondare. Credo di sapere dove andare, sapete? Abbastanza spedito. Valor. Puerto Valor. We can get out into the open ocean from there. A fairly straightforward voyage if you ask me. And you'll be pleased to hear that I'm friends with Don Rodrigo, the big man. Don Rodrigo, tradotto in Don Duro. Che succede? Qualcosa che ha a che fare col passato di Silvando. Let's get moving, shall we? The sooner we get our hands on those orbs, the sooner we can make our way up to Yggdrasil. Non dimentichiamoci che i nostri personaggi hanno un background piuttosto importante ancora da scoprire, soprattutto quello di Eric e Silvando. Le due ragazze vengono dal Boria, che è sicuramente un luogo misterioso che dovremo approfondire, però Silvando e Eric sono forse i personaggi più misteriosi, e paradossalmente invece i due che abbiamo appena incontrato, Rab e Jade, sono quelli di cui in realtà sappiamo più cose sul loro passato. Ok, a questo punto io mi teletrasporterei alla nave, naturalmente. Dobbiamo raggiungere Valor. Beh, non è nemmeno vicinissima, però. Dai, dai, andiamo spediti. Questa zona, tanto, penso di averla esplorata abbastanza bene. C'è ancora una missione secondaria in corso. Però per il resto off screen ho girato per benino. Siamo a Limberg, sia a Yggdrasil. E sia nella regione di Octagonia. Quindi la lascio a cuor leggero. Gemma. Ragazzi, Gemma che fine ha fatto? È morta davvero? Quasi non mi ricordavo nemmeno. Questo che succede quando si vive un'epopea. Ecco, questo intendevo. Questo secondo me è il posto in cui dovremmo andare a finire. La colonna di luce. La Knock Upstream. Per chi conosce One Piece Cyber, ci sono gli scontri casuali anche in mare. Nuovi? Schieramento, dai. Infiliamo, facciamo un po' di cambiamenti. Oddio, Serena potremmo anche levarla per ora. Quella parecchi punti vita, Jade. Jade è un tank. Vabbè. Uff. Colpo d'anca. Gemma mi sembra un personaggio alquanto erotizzato, fatto proprio per i maschietti. Io ovviamente ci casco subito, però... Dove cacchio devo andare? Giusto di qua, sì. Allora, acceleriamo. Mi devo infilare in questa insenatura, direi. Questi ce li puppiamo, ragazzi. Bello il tritone. C'era anche in Dragon Quest 8, mi sembra. Allora, no, però. Segui gli ordini che ti voglio conoscere, anche a te. Un minimo.
Ok, tecniche, spazzato, un colpo che sbilancia il nemico e lo scaraventa a terra. Calcio rotante, colpisce l'avversario, puff, puff. Puff, puff, fa davvero puff, puff. Ragazzi, devo vedere il puff, puff. Sull'Atlantos. Il suo migliore puff, puff. Non ci posso credere. Ma l'Atlantos non subisce alcun effetto. Aia, anzi, ci ricambia con un cartone. Vediamo tu che sai fare. Benedizione. Ah, anche lui è un curatore. Ha fatto bene a spostare Serena. Niente male, pioggia dei giusti. Addirittura. Off. Cavolo, cavolo, è un super curatore. Lazzaro, anti-illusio. Non il curatore per eccellenza. Forse resta Serena, però anche lui è un personaggio bello versatile. Morte istantanea. Mi incuriosisce. Però ovviamente non funziona sempre. Ok, vabbè, ci ha pensato Steve a sto giro, ragazzi, mi avete un po' deluso. We win again. We win again. La voglia di esplorare tanta. Ah, però no, qua siamo già stati. Sì, ok, qua torniamo nella regione di Hellador. Ah, ma certo, lì c'è Gondolia. Scusate, ragazzi, mi sono smarrito per un attimo, ma conosciamo perfettamente questa zona. In quell'isoletta siamo pure approdati. Parapapara. Siamo forti, ragazzi. Non volevo attaccarlo così in realtà. Ok. Devo farmi un'idea su come potenziare quei personaggi. Ma sì, dai, artigli per... Oh, un'insenatura. Costa Valor. Artigli per Rab e lance per Jade, ci sta. Lance e seduzione per Jade, ovviamente. Opalia. Ah sì, l'innamorata di Declan. Ma non è un personaggio così importante da avere una sua bio. Chissà, magari lo diventerà dopo. Tum! Ok, qua è chiuso, quindi andiamo di qua prima. Uff. Ah, però c'è un forziere, eh? Chi sono per lasciarmelo scappare? Un guscio di tartaruga. Bella per il guscio di tartaruga. Bella per questo oggetto qua che non so cosa sia. Una conchiglia valoriana. Turum. Vai dai, picchiamo il lumacone. Allora, tattiche. Direi per lui un miscuglio e per lei un attacco feroce. E confermo la mia scelta. In realtà un modo per studiarli è anche vedere quello che fanno sotto controllo dell'intelligenza artificiale. Ok, Silvian è salito di livello, fantastico, no. Tu cosa proteggi? Della conchiglia, va bene. Anche qui c'è qualcosa, io ragazzi devo esplorare. Cos'è? Ah, sono... sono... vapori, miasmi. Velenosi quindi, immagino. Beh,
Ecco, quello che manca a Jade sono degli attacchi ad ampio raggio. Ok, vabbè. Non mi sembrano nemici particolarmente pericolosi questi. Quell'isolotto lì ci sarà sicuramente un premio. Esatto. Eccolo qua. Un fermaglio di corallo. Va bene, l'equipaggiamento. Ah, però ci stiamo allontanando. Torniamo su. Oh, bello lo slime ciccione. Ah no, sono paladini slime. Tostissimi. Vabbè, ciao. Siamo un pochettino overpowered, per i miei gusti. Facciamo che non livelliamo per un po', andiamo dritti perché... No, poi il gioco diventa facile. Che se, devo dirvi la verità, le nuove creature io le voglio affrontare. Iobro fiori. Un fiore. Vabbè. Veronica wins again. Ok, Steve è salito di livello, ci fa molto piacere. No. E avanziamo, avanziamo. Le malsane segrete di Eldor. Dai, su, voglio scoprire di più. Give me more, Dragon Quest. Gimme more. Casino? Ehi, me ne avete parlato, della presenza di Casino? I need to go and see a man about a... C'è qualche segreto, che riguarda Silvando. Probabilmente questo Don Rodrigo non è un carattere affine al suo. Ecco, esatto. Magari hanno scazzato, chissà. Ok, ok. As far as he's concerned, I'm just his old pal Rab. Let's keep it that way. Ok. Sì, anch'io manterrei un basso profilo comunque. Allora, qua ci sono tante cose intriganti. Io vorrei andare subito al casino. Questa è la villa di Don Rodrigo, il hombre più famoso e onorevole di Toda Valor. Entra pure se vuoi, ma non fare confusione. Ah, questi sono gli spagnoleggianti. Beh, Don Rodrigo doveva farmi capire che effettivamente... Ne avevamo incontrato anche uno degli abitanti di Valor a Galoppoli, di fronte al circo. Il signor Hendrik ha svolto l'addestramento a Chiavalor, ma originaria del lontano regno di Muliburg, a nord-est. Quel posto ora è in rovina, fu distrutto dai mostri. Ora che ti penso, una volta qualcuno mi disse che a Muliburg è custodita una bella sfera di colore violaceo. Chissà se è vero, magari sarà sepolta da qualche parte sotto le macerie. Ok, ragazzi, credo che potremo ottenere la chiave... Per raggiungere quel posto che era sotto le macerie di Molimburg, non so se vi ricordate, vicino a delle pozze di veleno a fianco ai mulini. E recuperare così la sfera viola è l'unica, direi. Anche perché l'ho esplorata bene, Molimburg, tranne quella zona lì, che era inaccessibile. Quindi qua. Salve, signor. Tante influenze europee e occidentali, Gondolia, la Spagna,
wonderful to see you after so many years. And your companions too, of course. Però loro non parlano in spagnolo. Cioè, non mischiano lo spagnolo so well, con l'inglese. Now, I don't suppose Don Rodrigo's about for a wee chat, is he? Ma perché erano Don Rodrigo e Don Duros? Non me lo spiego. Signor, ah no, so sì. Sorry, but I am afraid he has gone to Eliador. He is instructing the guards there in the art of swordsmanship, you see. Ah, now that's a shame. I do so love our wee chats about fighting and horses and fighting. Era un combattente, quindi era, ecco perché combatte così bene. Un veterano. He often speaks of your visits very fondly. Un pochino di spagnolo. Well, I'm sure we'll have a chance for a proper chat next time I'm in town. Now, there's something I was wanting to ask you, Cervantes. I was hoping to head out to sea in search of more interesting topics of conversation. You couldn't open the sea gates for me, could you? Vorrei navigare in mare aperto per trovare qualche altro argomento di conversazione. Non credo sia la traduzione più corretta. Signor Roberto, can you imagine how angry Don Rodrigo would be if I refused? Ok. I will open them right away. If you go on board your ship, you will be able to sail straight. Ma che figata, ma ci si apre una nuova area. You're a good man, Cervantes. Thanks a million. And give my regards to Don Rodrigo, won't you? Scusate un attimo. Ma infatti mi sembrava strano, il mondo di gioco deve essere molto più grosso di così. Menu della mappa. Mappa del mondo. Infatti. Noi avevamo solo quella fetta, ma guardate che altro spazio c'è. Oltre all'albero c'è anche una regione innevata, una più desertica. Ok. Però la chiusa marina, salite sulla vostra imbarcazione e preparatevi a saltare, per favore. Adesso il vostro veliero è ancorato sulla vostra valore, sì? Bueno, una volta a bordo mettete tutta la prua dritta. Ragazzi, un mondo ci si apre. Un mondo. Però. Io devo comprare vestiti porno e spendere soldi al casino, perché Steve è un dissoluto. In realtà non gliene frega niente di essere lucente. Lui vuole solo fare puff puff e giocare d'azzardo. I guanti delle meraviglie. Rosario dorato. Beh dai, compriamolo, costa talmente poco ed è talmente utile. Anzi, potremmo comprarne anche più di uno? Non ti fa scegliere la quantità? È per la potenza magica, quindi io lo darei assolutamente a Veronica. Vorrei rimuovere naturalmente le calze a rete, dai, obiettivamente. Posso comprarne più di uno. Ok, lei rimuoviamo le calze a rete, dai, ma che cacchio stavo facendo? Ok, vediamo, altri oggetti no, ok. Bisogna esplorare, eh? Lo voglio fare un pochettino con voi, anche se magari rallenterà l'episodio, ma qua secondo me troveremo dei ricettari. Mucho tempo fa un famoso spadaccino di Hellador fu andato a Kier, nominato responsabile della chiusa marina. Altri cavalieri lo seguirono attratti dalla bellezza del mare, poi arrivarono alcuni mercanti, ben presto Valor divenne offerente città commerciale. Ok, Don Durado è un discendente di questo cavaliero. Però prego disegno. Pam 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 pam. Riesco a fare a meno di canticchiare, ragazzi, queste musiche alla lunga rompono un pochino, però devo dire che rimangono in testa, eh. Chissà chi era quel combattente sconosciuto. La nostra fama ci precede.
ricorda forse più la Grecia che la Spagna come, come design questo luogo. Ricorda un po' Santorini. Io, insomma, ha un po' più di influenza greca che spagnola. Ma d'altronde nemmeno Gondolia era propriamente Venezia, nonostante i canali e le gonde. Ok. L'esplorata veloce prima di partire verso il nuovo mondo. Anzi, in realtà potremmo anche... Che ore sono? Potremmo anche partire nel prossimo episodio e dilungarci un pochettino di più qua. Merce di prima qualità. Grande spada d'acciaio, daga alata, boomerang affilato. Tutte cose obiettivamente molto fiche. Vorrei trovare delle armi per Jade. Hanno delle lance migliori, ma in realtà non hanno niente di che in questo negozio. No, no, sono molto deluso. Ok. Vassoio d'oro. No. L'armatura piastre per Stiva. Aumenta un po' la difesa. No. Lasciamo stare. Sono tirchio. Non mi va di spendere. Poi siamo messi anche talmente bene che non ne sento più di tanto la necessità. Gli è arrivato il fabbro grande. La fine del sogno. 48 anni, sono fabbro. Ah, però forse non è un oggetto. Non potrò prendere nulla sulle mini medaglie. Non è un oggetto che ci insegna nuove tecniche di forgiatura. Peccato. Mannaggia. Fiala di essenza Finis. Vabbè, oh, dai, un salto al casino. Due missioni secondarie. Ragazzi, se c'è il poker in questo gioco, io sono finito. Non vado più avanti, davvero. Vedo già delle carte come simbolo. In Red Dead Redemption non facevo altro che giocare a poker. Ho pensato di portarla qui per rilassarci un po', ma ora si rifiuta di tornare a casa senza un pezzo di corallo floreale. Che si ottiene sconfiggendo un Corallion. Allora dovremmo averli, di Corallion ne abbiamo sconfitti. Certo. Pezzo di corallo floreale. Magnifico, non farai fatica a trovare Corallion. Sono sparsi un po' ovunque per la costa, valora hanno colori così brillanti che li fanno notare da lontano. Ah, potevamo affrontarli prima, allora. Dai, dobbiamo avere quell'oggetto. Grazie cuore per aver accettato di aiutarmi. No. Uff, vabbè, dai. Vabbè, vabbè. Sono qua. Missione abbastanza semplice. Un paio di grangustine. Questa la farò off screen, naturalmente. Ah, ma ce ne sono parecchie. Attenzione. Questo che luogo è? Ah, no, questo... Scusate. Esploriamo. La signorita che lavora al cambia medaglie mi ha detto che attraversate e stracciate le montagne a ovest pur di raccogliere mini medaglie. Oh, finalmente scopriamo bene a cosa servono. Queste mini medaglie devono essere veramente speciali se la gente è disposta a fare tanto per accaparrarsene. A me sembra una follia. Ok. Un album delle medaglie. Uff. Vediamo un pochino. Poi ogni medaglia che mi porti. Ok, avrà un timbro nell'album. Con abbastanza timbri ci avrà dei premi magnifici. Tu cosa mi dici, slime parlante? Questo è un albergo per le ragazze dell'accademia. $350 monete d'oro, ehi! Perché mi costi così tanto? Cosa mi dai? Missione. No, 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 senza pepe pure il sapore è tutto sbagliato, non si vuole un genio per capirlo. Lo sento, signor, mi spiace,
So che non dovrei arrabbiarmi così tanto in cucina, ma il fatto è che il mio piatto speciale richiede un pizzico di pepe puro, che io non ho. Importo sempre il pepe da Gondolia, ma ultimamente hanno esaurito le scorte. Ah, quanto pare una banda di feroci pirati ha attaccato la flotta commerciale di Gondolia, ha rubato tutto il carico della mia dorata spezia. Maledizione a loro, che i Brutus. Purtroppo sono tanto astuti quanto crudeli e ora il pepe puro si venderà peso d'oro. Da queste parti lo chiamiamo anche oro gris, che vuol dire oro grigio. Non oso pensare a quanto saliranno i prezzi se quei criminali ne controlleranno todas le scorte. Signor, tu sei un hombre forte e coraggioso. Magari potresti recuperare il mio prezioso pepe puro da quei pirati? Va bene. I prezzi di Gondolia, sì. De verdad, davvero lo farai? Oh, grazie, signor. E muchas gracias. Ho sentito dire che la base dei pirati si trova su una piccola isola non molto lontana da Gondolia, sappiamo qual è. Probabilmente lì hanno portato il pepe rubato. Ma signor, devi fare molta attenzione con questi selvaggi, bla bla bla. Corpo di 1000 balene, così che si chiama la missione. Non l'abbiamo già fatta, vero? No. Sì, va bene, va bene, va bene. Allora. Allora. Tu che dici? L'Accademia delle Medaglie. Beh, sembra un bel albergo, obiettivamente. Molto, molto bello. Ok. 12 mini medaglie. Uff. Wow. Tenuto un oggetto. Un difensore. Ok. Dai che ne otteniamo un altro. Sì. Un cappello di mercurio. E ci fermiamo qui. Un bastone runico alla prossima. Fatemi vedere un pochettino. Cos'è quindi che abbiamo preso? Cappello di mercurio. Difesa, agilità e fascino. Lo sapete che più cattiva, che è un tank, spadone, elmetto, armatura, va benissimo per lui. E poi quasi quasi dai, compro anche l'altra armatura dagli armaioli. Lo darai a Eric. Lo snobbato Eric. Che ce lo vedo col cappello di mercurio, perché è un personaggio agile. Ok. Avevamo preso anche delle altre cose. Il difensore, però vabbè, lo guardo dopo. Sì, è proprio un'accademia. Che giudicare dai letti. Quindi non è tanto un bel albergo, è un dormitorio. Belam. Belin belino, come si dice a Zeno. Un occhio verde, ok, che purtroppo non è un globo verde. Magari, vi immaginate se lo trovavamo così? Scusa, sto solo curiosando. Una celebrità in questo albergo? Sarà Silvando. Ok. 1300 monete d'oro. Schifo, non ci fanno. A questo punto manca semplicemente da vedere la missione secondaria. Qua dove si va? Ma che bello, c'è anche una spiaggetta privata. Ragazzi, questo luogo è muy muy fico. Ok, abbiamo visto il fantasmino che ci indica l'oggetto qua dietro. Un'altra conchiglia valoriana. Una missione. Hola chico, te gustan le cogliette, sì? E come? A me mi gusta moltissimo, a nessuno andrà a gustare le cogliette quanto a me. E da quando ero bambino ne vidi una così bella quel giorno che fui ossessionato. Se lo ammetto, sono completamente loco. Ai, ma la triste la verità è che in todos gli anni trascorsi da allora non ho più visto un'altra coniglietta bonita come il mio primero amor. Ma forse le cose stanno per cambiare. Chico, la tua amica con i capelli scuri secondo me sarebbe una bellissima coniglietta. Quanto ce la intendiamo? Potresti fare un tentativo? Le prepareresti un costume da coniglietta? Io cercherò di convincerla a indossarle. Guarda, era già mia intenzione prima che incontrassi questo vecchio pervertito. Questo cosa vi dice di me? Cosa dice di Steve questa cosa? Un gringo che ha la stessa passione per le conigliette. Questa tre parti essenziali. Cuffia a coniglietta, il set a coniglietta e un paio di calze a rete.
Ok, Chico, anch'io non vedo l'ora, però il problema è che non ho il set da coniglietta. Dove lo trova? Al casinò, forse? Anch'io voglio assolutamente il set da coniglietta, cioè... Questo mi sembra abbastanza palese. Ok, intanto... Oggettucoli, pezzo di corallo rosso. Qua il framerate se ne sta andando a bagasce, non capisco perché. Se ne sta andando a conigliette. Oddio, ma... Perché è successo ciò? Va bene. Dai, tu devi avere il set a conigliette. E non gioca, non vince, non perdete l'occasione di tornare a casa con un sacco di dinero in tasca. Oh, c'è il poker, oddio santo, ragazzi, devo fare una mano a poker. No, assolutamente. Oh, wow. No, ragazzi, alla fine sono fritto. Vabbè, dai, ci rivediamo tra qualche video. Farò vedere quanti soldi avrò fatto. Purtroppo... rischio veramente di andarci sotto. Sentite la musica, Casino di Valor. Dove i sogni diventano realtà. Gettoni. Oddio, premi. Il banco dei cambio gettoni. Al momento 0 gettoni. Dimmi che è il set da coniglietta. Nella tana della coniglietta. Disegni schemi per diventare la miglior coniglietta del quartiere. Ah, perché li dovremo forgiare, gli oggetti da coniglietta. Questo è un manuale. Inferno artigli, li voglio. Panciotto della rivista. Wow. Oh, 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 calmi, calmi. Guarda, ragazzi, ci sono le figate. Gran lama di platino 208. Ragazzi. E qua, veramente... succederanno cose, eh? La banca dell'arcobaleno, non ho oro sul mio conto. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, non mi dovete mettere il casino nei giochi. Qui puoi comprare i gettoni. Un gettone costa 20 monete d'oro. Quanti possiamo comprarne? Sono 9? Ah no, che stupido, no, 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 scusa, ho sbagliato. Perfetto, 500 gettoni. Ragazzi, io vi saluto qui, perché qui passerò parecchio tempo. Alla prossima. Allora, c'è il blackjack, le slot. Facciamoci una slot, vediamo se... Questa macchinetta non è ancora pronta, cosa vuol dire? Cosa devo fare? Come non è possibile giocarci? Ma dai, ma... Al poker? 10 gettoni per rullo. Ok, dai, vabbè, proviamo. Poi ci salutiamo veramente. Però figata, figata. Riusciti a Slim Massimo, vince tante avventure per ogni ostacolo che l'aiuterà a superare. Per decidere quando fermare la rotazione. Ma, ok. Ah, per un pelo. Il giga dragone è stato sconfitto. Però non ho capito perché la storia. Il mecentauro è stato sconfitto. Ah, vabbè, ragazzi, è una roba. Dai, posso uscire? Mi piace così, però... sto facendo abbastanza a caso. Elenco dei trucchi. Boh. No! Sì, voglio smettere di giocare. Non mi piace così. Voglio la macchinetta che escano i soldi e basta. Vabbè, ho già sprecato 10 gettoni. Ma il poker dov'è? Se non c'è il poker io ho sbagliato tutto. No, vi prego.
Ma non il blackjack. Avevi detto che si poteva giocare a poker. Non me lo sono immaginato. Che tengono al banco i tavoli da poker. Scusate, ma questo non è poker? O sì? Ah, forse sì. Un solo gettone. Vabbè. No, ma puoi solo cambiare le carte. No, vabbè. Sì. Vabbè, vabbè ragazzi. Parecchio meno divertente di quel che credessi. Io vi saluto qui. Alla prossima e Dereshi!